Ragazzuoli, buonasera a tutti. Anche questo video non sarà editato perché è finita da 25 minuti a finale e non mi va di editare il video, voglio farlo uscire subito. Come è stato per la partita dell'Inter e per il video di stamattina, cioè di sì, quindi poi alla fine a mezzanotte sarà pubblicato, così è il video di domani, cioè è già il video di lunedì. E niente, il Bayern Monaco rispetta il mio pronostico e vince questa Champions contro un PSG che comunque, al di là del punteggio, se l'è giocata fino alla fine. Ma andiamo per gradi. Perché? Perché nel primo tempo, ragazzuoli, PSG va per primo vicino al gol con Neymar, ma sulla sua strada incontra un Super Neuer che col suo nuovo modo di parare ha fatto male al PSG. Poi il Bayern Monaco ha un'occasione con Lewandowski. Si gira in un fazzoletto, tira col suo destro e prende il palo alla destra di Navas, con Navas proteso su quel pallone, ma battuto alla fine. Prende il palo e esce fuori. Primo tempo un po' scorbutico, un po' povero di occasioni, appunto questa è una per parte. Ah no, anche Mbappé nel finale la sciabatta centrale, cioè quello era un gol fatto, chiariamoci, ha sbagliato proprio Mbappé. E niente, nel secondo tempo inizia meglio il Bayern, e PSG a centrocampo soffre, e su un cross di Kimmich arriva il gol di Coman, più o meno al 60esimo, giù di lì, 65 non ricordo. L'ho guardato tra i miei amici questa partita. E diciamo che non si aspettavano, tutti e quattro ci aspettavamo un Perisic titolare, poi ha giocato Coman e Coman l'ha decisa. Dopo il gol di Coman, il PSG ha spento la luce, ha sbagliato tutti i passaggi, tutte le verticalizzazioni erano imprecise. E niente, il Bayern ha pure un'occasione per legittimare il vantaggio, ma Coman sbaglia, tra l'altro poco dopo il suo gol. Nel finale PSG ci prova, un po' confusionario, Choupo-Moting non riesce a indirizzare in porta, poi Neuer fa un'altra parata miracolosa anche se era in fuorigioco Mbappé. E Marquinhos prova a segnare, ma ancora Neuer è decisivo. Quindi diciamo che addirittura Boateng è dovuto uscire dopo 20 minuti. Questo mi ero scordato. È dovuto entrare Süle, però Süle ha fatto il Süle, ovvero insuperabile da dietro, traballato poco la difesa, e niente ragazzi, i singoli, Lewandowski finisce la sua Champions senza segnare il 16° gol in 10 partite, però comunque Lewandowski si spreme per la squadra.
Müller fa tanto lavoro sporco. Goreska e Thiago Alcantara, ragazzi. Là in mezzo al campo fanno quello che vogliono. Dettano i ritmi. Goreska va più volte al tiro e sbaglia il primo controllo, quindi i tiri sono murati. Appunto Süle con Alaba. Forse Alaba nel... Ah, è vero, c'era un... Mi sono scordato di dire che su Mbappé c'era un rigore perché Kimmich gli tocca proprio la caviglia. Orsato non ha visto nulla, non gli hanno detto nulla al VAR e quindi l'azione è continuata. Comunque stavo dicendo anche Alaba nel primo tempo ha peccato un po' di insufficienza. Ha rischiato di regalare un po' di azioni come quella di Mbappé nel primo tempo e niente. Bayern è campione d'Europa meritatamente anche con un grande Neuer in porta. Alfonso Davies e Kimmich su quelle fasce la fanno la padrona. È inutile dirlo. Lasciate un like, commentate qui sotto con la vostra opinione riguardo alla partita. Qui da Dani è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. E il Bayern la alza nel cielo del Dalus, nel cielo di Lisbona, nel cielo dello stadio del Benfica. Con lo stadio vuoto, peccato. Ciao raga.